Siamo con Simone Miani, fresco di nomina sulla panchina della Renato Curi Angolana. Quando ci sentivamo al telefono ti chiamavo Bomber, ora ti devo chiamare Mister. Sensazioni? Sicuramente sensazioni positive. Sono molto contento. Naturalmente è stata una scelta inizialmente un pochettino sofferta, perché è stato la cosa che ho amato di più per tanti anni, e quindi non era facile staccarsi poi molto velocemente, quindi diciamo che è stato tutto molto veloce, però sono contento perché era la mia aspirazione e spero che possa farlo per molto tempo. La prima curiosità non è stata una questione anagrafica, credo più una questione relativa all'ambizione, no? Di voler iniziare questo percorso con una società che ti ha accolto e che ti ha mantenuto per bene, ti ha coccolato per bene durante questi ultimi anni, e ovviamente l'ambizione per cercare un percorso diverso. No, sicuramente è stata, tra virgolette, un'offerta che non potevo rifiutare, nel senso che a 38 anni e mezzo, sì, comunque ancora ho avuto l'opportunità di giocare e sono contento. Mi sentivo bene fisicamente, quindi sarei anche potuto andare avanti anche un altro anno, però quando capita un'occasione del genere è giusto fare delle scelte. E per me, tra virgolette, sì, è stata un po' sofferta perché smettevo di giocare a pallone, però pensandoci bene la scelta era una sola, perché è un'opportunità importante, lo ripeto, e quindi non ho avuto dubbi su quello e mi gioco questa opportunità. Tanti appassionati già si chiedono da ieri sera circa, no? Perché la decisione è freschissima da parte della società e l'accettazione da parte tua. Sarà un doppio ruolo o è il caso di stare in panchina per tutti i 90 minuti e per tutta la stagione per vedere meglio quello che accade in mezzo al campo e per prendere le decisioni più giuste? Guarda, io ho sempre pensato che ci deve essere una divisione dei ruoli, nel senso che comunque quando avrei avuto l'opportunità, se l'avessi avuta, mi piaceva fare, diciamo, una cosa e cercare di farla nel modo più corretto possibile. Penso che il modo giusto sia quello di fare l'allenatore e naturalmente, diciamo, quella è la mia ambizione, quindi penso che sia quello, diciamo, il discorso da fare. Al tuo fianco ci sarà Fabio Fuschi, un'altra persona che in un reparto diverso, forse l'opposto, hai avuto come compagno di squadra e negli anni passati anche come avversario. Ecco, che simbiosi c'è tra di voi e soprattutto se questo ruolo del secondo allenatore, chiamiamolo così, è un qualcosa che ti dà anche più sicurezza? Assolutamente, io appena ho saputo che c'era la possibilità di essere affiancato da Fabio, cioè, la prima cosa che ho detto al direttore, diciamo, parla subito, perché per me è una figura importante, ma non è solo per me, è soprattutto per la squadra, perché comunque Fabio è stato nello spogliatoio insieme a me, eravamo i più grandi della squadra e lui ha sicuramente, diciamo, tante motivazioni come le mie, ma un modo di porsi, una professionalità che sinceramente da avversario lo avevo già apprezzato, però da compagno di squadra non me l'aspettavo così. Si è amplificata un po' di più. Si è amplificata e quindi io quello vado cercando, diciamo, nel senso che comunque mi sento una persona professionale, Fabio lo è ancora più di me, quindi sono contentissimo di averla a fianco. Ti sei sentito con Mister Rachini? L'anno scorso è stato con voi un po' di difficoltà, campionato altalenante, però alla fine l'obiettivo è stato raggiunto. E cosa ti ha detto, se c'è stata questa chiacchierata con ormai l'ex allenatore dell'Angolana? No, sicuramente c'è stata. Io quando ieri pomeriggio c'è stata l'ufficialità della cosa, la prima cosa che ho fatto è stata chiamare il mister, e mi ha fatto un grosso in bocca al lupo e l'ha fatto in maniera sincera, e questo l'ho molto apprezzato, ma non avevo dubbi. E l'anno scorso, diciamo, devo dire che poi in un momento di difficoltà, perché comunque dopo la partita di Ponte Romano a Città Sant'Angelo eravamo veramente in un momento di difficoltà, e io penso che le persone si vedono in quel momento, e il mister in quell'occasione da lì in poi è stata una persona che noi, tra virgolette, siamo stati con lui, e lui ci ha dato quella sicurezza di stare tranquilli in un momento difficile, e infatti poi abbiamo fatto un filotto di partite che ci ha permesso di salvarci in maniera diretta. Ascolta, Mister Miani, hai già deciso quale sarà l'assetto tattico della tua squadra o tutto è concatenato alle dinamiche di mercato che si stanno, immagino, già sviluppando?
Beh, se andiamo dal punto di vista tecnico, qualche idea ce l'ho, però io penso c'è che... C'è uno schema che preferisci? Sì, c'è uno schema che preferisco, anche più di uno, però penso che ci sono prima delle altre cose che sono più importanti, creare un gruppo professionale, avere degli obiettivi comuni e poi, vedendo anche gli uomini che avrò a disposizione, sicuramente poi ci saranno delle scelte da fare. Qualche giorno fa il direttore sportivo Bucci, chiudendo l'intervista, disse: non sarà sicuramente un campionato come quello dell'anno scorso, vogliamo costruire una squadra, una rosa, a partire ovviamente dal mister, capace di soffrire di meno e di capace soprattutto di raggiungere obiettivi importanti. Ecco, questo per te potrebbe essere un peso o uno stimolo in più per lavorare bene subito dal primo giorno anche in fase di calciomercato? No, sicuramente se il direttore, diciamo, mi dà una mano anche su questo, su allestire una squadra competitiva, il più contento è il mister, di essere contento. E no, ti dico la verità, non ho, almeno adesso, poi comunque sono fresco di nomina, quindi, però comunque diciamo che un po' di esperienza a livello calcistico l'ho fatta. Sicuramente è totalmente diverso, ma me ne sono accorto già in 48 ore che è un ruolo completamente diverso, però diciamo che ho quella tranquillità e quella calma che penso che possa essere utile in determinate occasioni.